5 immobili confiscati alla camorra nei comuni di Arzano, Marano, Nola, Torre del Greco e Villaricca sono stati consegnati dal sindaco della città metropolitana Luigi De Magistris ad altrettante associazioni che operano sul territorio e che li riutilizzeranno per attività sociali. La cerimonia di consegna delle chiavi si è svolta questa mattina nella sala Mariella Cirillo di Palazzo Matteotti alla presenza dei rappresentanti legali delle associazioni che si sono aggiudicate i beni al termine di procedure ad evidenza pubblica curate dal Consorzio Sole, l'ente di cui la città metropolitana è capofila, che riunisce numerose amministrazioni comunali nella lotta alla criminalità e nel riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alle mafie. Portiamo la vita in luoghi di morte, ha affermato il sindaco De Magistris. Sottrarre un bene confiscato alla camorra ha un effetto enorme, perché incidi sul profitto economico, sull'aspetto molto simbolico delle mafie, che il controllo del territorio non lo hanno più loro, ma lo ha lo Stato, e soprattutto lo hanno i cittadini che si riappropriano di quei territori. E laddove c'è morte c'è vita, perché se guardiamo i progetti per i diversamente abili, Alzheimer, orti urbani, persone in difficoltà, è molto bello, è quello che stiamo facendo anche nella città di Napoli. Credo che abbiamo raggiunto il primato nel nostro territorio del maggior numero di beni che stiamo affidando attraverso procedure di evidenza pubblica al Comune di Napoli, adesso è una città metropolitana. Questi sono fatti, non parole. Siccome si fanno anche molte chiacchiere quando si parla di lotta alla camorra e lotta alle mafie, bisogna produrre soprattutto fatti. I fatti camminano sulle gambe di chi è credibile. È un momento in cui lo Stato vince, la città metropolitana vince, il Consorzio Sole vince, nel senso che quando il bene viene riutilizzato materialmente dalla società civile, quindi viene a loro riconsegnato, è il vero momento, il vero colpo inferto alla camorra. In passato i comuni che hanno tentato da soli di gestire beni confiscati alla criminalità si sono trovati di fronte a grandi difficoltà, difficoltà che con l'unione all'interno del Consorzio Sole sembrano affievolirsi. Oggi sentiamo la vicinanza delle istituzioni ad un nuovo modo di affrontare la problematica che è quella della criminalità organizzata, e noi lo facciamo con certezza e con sicurezza.